Forse era lì. Eccoci. Siamo in cooperativa nella nuova avventura con Sebastiano detto Evil Chuck. Allora, sangue. Sebastiano per gli amici Evil Chuck. O Evil Chuck detto Sebastiano. Sebastian Edge. Questo lo devi. Questo è il ah, tuo. Ecco, vedi il salto, guarda. Ok. Vedi che l'hanno cambiato qua. Lo provo al massimo, poi se non mi trovo lo levo. No, lo cambio. Vibrazione, sì. Vabbè, per ora lascio tutto standard. Salvataggio in corso, non spegnere il PC, mi raccomando. No, no. Adesso aspetta che faccio 100 screen. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Era buio e dimenticato. Sempre allegre. A place where souls may mend your ailing mind. Eccolo il primo. You will lose everything. Già subito perderai tutto. Once branded. Sembra che sia tantissimo il volume del gioco. The symbol of the curse. An augur of darkness. Un filmato reale o col motore di gioco? Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Bella sta scena. Screen di nuovo, devo prendere quella migliore. Screen di nuovo. Musica di X-Files. Like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Allegro come inizio anche questo. Già ti ha detto perderai tutto. Tutto, tutto. Già sai che morirai un sacco di.
Sto intro l'ho fatto 14 volte. Ho giocato più a questo facendo l'intro che all'uno. Vabbè, graficamente è molto meglio. Ah no, è molto più comodo così invece. Perché tu corri col cerchio mentre è. Bello. Ti viene meglio non so. Sì. Okay. Beh, direi che graficamente è un trapezio. Ma che bello proprio. Quello che ti guava il tempo. Aspetta. Dov'è l'audio? Vai, è la stazione di gioco. Ah, qua. Hola. Però basta che la senti, perché sennò... Troppo basso. La musica. Lasciali così, dai. Stavo già crepando male, comunque. Tu sei andato avanti veloce, ti sei saltato. Immaginavo. Perciò quando mi sembra forte ma che ne mamma attacco no ma quelli si sono ritirati qua. Impronta piccoline ovviamente questa roba qui nell'intro che ho fatto l'altra volta mica l'avevo vista. Vabbè, ora è... Ah! Ciao! Aspetta un secondo... Ah, mi attacca, quindi... Figurati. Solo saluto. No, niente. Non è amichevole. E poi ci ritorno. Tanto si può ritornare qua, no? Tanto se vado là mi sfracella, quindi... Sì, ma poi sei con i pugni, almeno... Ah, vedi, sta difendendo qualcosa. Poi se ci vuoi provare, vuoi fare il... E sto già morto. E allora... lo studi vabbè tanto non credo che ora mi cali l'energia no? Adesso dall'inizio già sei a metà
Appunto, ti dico così. Dai, ora ci vado subito, voglio. Arrivo, arrivo, grazie. Grazie. Guardi un po' in giro, magari qua, che prima l'hai fatto veloce. Ecco che iniziano i consigli di Seba. Non è carrugginita. Incredibile, il primo oggetto del gioco. Aumenta temporaneamente la fortuna. È strana la rotazione della telecamera. Vaffanculo. Ma cosa volevi fare? Voglio Volevi portare. girargli intorno e rubare quella roba lì. No, vabbè, poi ci torni dopo. Ti conviene poi ucciderlo. Sì. Arrivo subito, aspetta. Arrivato, hai sentito la porta? Palle però il fatto che rimane action in alto boss. Fortunatamente però me li salva anche in action, quindi senza il. Vabbè, tu prendi quelle di Ekko, sono migliori però, Sì, assolutamente. What seems to be the ruckus? La prima wipe. Your face, the face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here, all the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished.
you'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? E come mi chiamo? Come eri là? Darkblade. E ormai... destro ti fa vedere tutti i contenuti, cioè tutte le cose che ti dà all'inizio. Questo mi potrebbe interessare, essere un po' più veloce rispetto all'altra run. Doppia spada mi piace, però poi andrò di scuro. E qua c'è, hanno introdotto il dual wielding. Che cos'è là? Praticamente se tu metti due, cioè puoi mettere due armi, diciamo, no? Sì. E si crea un moveset unico in base alle armi che metti. Non tutte sono compatibili tra di loro, però spesso puoi sperimentare cose nuove. Allora, questi due li escludo perché sono simili agli altri. All'altro che ho fatto. Volevo... anche le caratteristiche. Come faccio a vederle? In basso a destra. Poi se vuoi fare tipo il tasto select, vedi, ti porta e ti spiega cosa sono. Quello è il livello generale. Poi vitalità, questa io è la vita, no? Pochissimi punti vita c'ho adesso. Vabbè, glieli aumenti però. All'inizio, ma qui lo sai come si livella, come i bastardi. Va. L'ultima qual è quella con la questo stella? Questo mi ispirava pure, però come va solo incantesimi, non è più... cioè fa solo incantesimi da lontano questo? Beh, in realtà ci sono anche delle build ibride, come per esempio tu puoi fare... tipo uno stregone, cioè che la magia, tipo una build forza e magia, per dire stregoneria, o una build forza e fede, cose del genere. Però di base fa solo attacchi da lontano? Spesso sì. Che comunque è molto comodo, io. E cosa usa il bastone? Cosa fa tipo... lancia dell'incantesimo no, perché in Dark Souls all'inizio ti dà il bastone, sì, con quella magia, vedi là quella pergamena, quella azzurra, sì. Tu inizialmente dovrebbe essere delle specie di frecce dell'anima, cosa del genere. E comunque hai un'alta, vediamo vai nelle caratteristiche, la fede, hai molta intelligenza, dovrebbe essere il teschio, ok, intelligenza
necessaria per le stregonerie. Aumenta difesa magica e abilità nelle stregonerie. La volontà ti dà più slot, come dice, per armonizzare. E aumenta. Ce ne puoi mettere di più. Cioè puoi avere più incantesimi addosso, no? Dice. L'arco proprio. Cosa cambia tra stregoneria e miracoli nel gioco? Sono due cose diverse. Diciamo che i miracoli sono molto. Vedi la fede. Sono molto più utili come. Infatti ti dà, penso, guarigione lì. E quindi la fede e i miracoli sono più dalla parte, per esempio, del fulmine, no? Se vuoi utilizzare una cosa offensiva. Infatti c'hai gli attacchi. No, spesso i miracoli ti danno vantaggi sia difensivi che magari ti puoi curare, no? E quindi risparmi le Estus. Poi come capacità offensive diciamo sono poche. Sono abbastanza potenti, sono poche, però c'hai solo il fulmine, diciamo. Forse la stregoneria è più completa, nel senso che ha molti più incantesimi offensivi. Questo allora, vedo che è molto utile completo. Che sopravvivi di più, cioè nel senso hai più capacità di cura, cioè ti puoi curare con l'incantesimo anziché con le Estus. Cioè con gli incantesimi oltre alle Estus. Oltre alle Estus, quindi hai cose come ti puoi curare risparmiando la Estus certe volte. Sono indeciso tra questi due. Sempre puoi cambiare, diciamo. Fare puoi iniziare come sei abituato, magari, perché magari all'inizio ti trovi male. Poi una volta prendi confidenza un po' col gioco. Ma mi adatto, io mi adatto, non ho problemi. Devo capire come funziona, cioè con l'attacco del bastone o cosa lancia. Se tu hai il bastone puoi usarlo, sia con l'attacco pesante ti fa tipo il colpo di bastone, diciamo. Melee. Però non è che da lontano. Sì, però non è che fa danno, cioè fa poco danno. Invece meno da lontano che usi l'R1. Sì, tu locchi il nemico. Sì. E gli lanci da lontano senza che combatti praticamente. Cioè è molto utile. Se tu c'hai i nemici di davanti, dato che Dark Souls 2 ha sta cosa degli agguati continui. Cioè qua hanno messo, diciamo, come difficoltà la forza dei numeri dei nemici. Più che, diciamo, la forza del singolo nemico messo in un certo posto. Allora, se tu ti fai tank, io mi faccio stregone e facciamo una cosa completa. No, io tank non mi fa. No? Cosa vorresti farti? A uno completo, non so, una. Tipo danno oscuro, piromanzia e oscurità, di queste cose. Quindi nel mio caso io dovrò salire sia intelligenza che fede. Sì. Perché la piromanzia e i danni oscuri, diciamo, salgono su tutte e due le caratteristiche. Mentre qua, se tu fai tipo lo stregone, si basa più sull'intelligenza, vedi? Quindi solo su. Sì. Se più specifico. Sul chierico, solo sulla fede. Come vedi? Ma lo stregone è una bella. Cioè, qua sono potenti, eh? Cioè, io l'ho provato perché poi ho provato i respec, no? Senza dover fare per forza il New Game Plus. A parte che il New Game Plus qua è integrato, quindi poi te lo spiego come funziona. Però diciamo non è male, però ti devi abituare. Il fatto è che se ti finiscono le cose, gli incantesimi, magari ti trovi male, sembra un'armetta della porta. Questo ha tanta forza, come, cioè essendo fa miracoli però ha anche tanta forza, è molto strano come personaggio, vedi? Sei con 11. Perché uno che fa miracoli dovrebbe avere anche tanta forza? Perché è un misto? Che da build forza fede o build forza stregone. Cioè non sei che devi fare solo il chieri, solo gli incantesimi per forza. Cioè ci sono anche. Però questo armi. Di base, se vuoi farlo misto è meglio dell'altro. Perché tu pensi che ci sono anche armi pesanti che si basano sulla fede o sull'intelligenza. Okay. Quindi tu la forza comunque la devi avere perché. Con quell'arma pesante tu devi avere una caratteristica di base che possa utilizzarla. Questo sì, però se io vedo le caratteristiche di base, no?
Se tu lo vuoi fare misto, questo è più indicato perché parti già con forza 11, hai fede 12, hai volontà 10, cioè comunque sei alto, hai vitalità, è molto più completo rispetto allo stregone, vedi? Ti devo spiegare sta cosa perché sennò gira con le caratteristiche, vedi se ti tira all'occhio una nuova di quelle che ci sono. Adattabilità. Questa è importantissima. Praticamente aumenta i vari tipi per aumentare la probabilità di sopravvivenza, nel senso che questa ti attribuisce l'invulnerabilità di frame, no? Cioè tu quando fai la rotolata, sì, il gioco ha una lettura, diciamo, di frame che tu dici rotolando non subisci danno in quella porzione di frame. Okay. Con questa qua tu allarghi la tempistica. Okay. Capito? Quindi tu sei, magari ti fai il roll, se ce l'hai bassa, magari con lo stesso roll magari ti prende lo stesso e ti fa il danno. Se tu ce l'hai più alta te lo salta il danno. Ah, ecco, infatti questo qui invece ce l'ha bassa. Ok, ho capito. E poi un'altra cosa, determina la velocità con cui ti curi con l'esso. Vado per lo stregone, dai, mi piace di più. Poi, te l'ho detto, poi sempre. Comunque un pugnale te lo sta dando, vedi che sì, tu c'hai il bastone. Sì, sì. Anello vitale, questo che aumenta leggermente il PV. Lancialo nei falò per potenziare i nemici circostanti. Esatto. Ecco, questo mi ispira. Misterioso ispira, sì. Eh sì, perché ti spiego la cosa del falò ascetico brevemente. E per fare più anime, aumenti la difficoltà. A parte quello, no? Allora, qua hanno messo i nemici, dopo un tot che li ammazzi, spariscono. Ah sì? Esatto. Quindi tu effettivamente puoi realmente liberare un'area completamente e lasciarla vuota se tu uccidi più volte quel nemico. Il fatto è che se tu tipo vuoi livellare, cosa fai? Se questi spariscono, come livello? No, fai questo. Potrebbe essere uno strumento utile anche per fare quello, ma non solo. Questo qua ti potenzia, praticamente ti attiva il New Game Plus su quel falò. In quella zona si attiva il New Game Plus una volta che tu fai, usi il falò ascetico in quel falò. Attenzione, però immagino che non lo dia solo qua, lo puoi anche comprare, immagino. Può essere trovato, però magari sono limitati, chi lo sa. Invece questo è di base, ce l'hai sempre questo? No. Questo comunque è consumabile, ah, okay, sono allora tutti consumabili. Okay. Ispirò questo però. Tanto gli altri sono cose che si trovano. Sì, gli altri lo sai, come là nell'uno c'ha delle cose consumabili, diciamo. E alcune cose un po' misteriose che magari potrebbero essere anche uniche, chi lo sa. So, consigliami tu tra sti due, magari. Se lo sai. Non so, forse l'oggetto pietrificato ti può essere utile. Dai, tanto mi ispirava quello. E il personaggio non lo cambia? Sto cercando di... Si fa... Okay. Ecco, è un po' strano. Rita, pronto?
Oh! Yeah. Ancora sei là tu? A me dice? Sto mandando... Guarda. Chi te ne manda ormai? Per gli adesivi. Che non mi rispondeva al telefono. €100 dipende, sa, però non è sempre 30. Ah, vediamo, va. Ciao. Piccole per. Sono indeciso se mettergli i capelli così. Ma sono troppo bianchi così. Pure così, ma così è meglio, vero? Tipo come gli stand. Questi semi grigi, questi semi grigi. Sì. Blu l'avevi provati? Non così forti, magari. No, non mi piacciono. Capelli con colori strani non mi piacciono. Forse così. Non è male. Biondo cenere, tipo. Però la barba pure la devo. Sì, dai, così mi piace. Più lunga la barba lì. E non sta bene, guarda, faccio vedere. Ah, vero. Ah, eppure, no? Bello così. Questi buff sono da qua. No, no, questo. Va bene anche tu. Questa. Ok. Tatuaggio, peccato che si può mettere solo sulla faccia. E perché sennò non si vede mai, però. È vero, quello è anche vero. No, non mi piace. Figo. Però. Sì. Volevo scurire solo un po', vabbè che tanto non lo vedo mai il personaggio. Boh, a posto. People come here for the same reason, to break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Ricordo che questo non è una brutta fine adesso. Through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Allegria, mamma mia. Tu lo sai che è la prima volta che sono venuto qua ho ammazzato tutti qua dentro. Sì, vabbè. Sì, te lo giuro. Li puoi ammazzare? È bellissimo come è venuto. Troppo bianco di faccia, forse. Vero? Sì, ma lo fa sempre più chiaro, non capisco. This is a limbo.
a link between Drang Lake and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. Che information. To look after them. Una volta le guardiane erano, cazzo. It is what my mother did. And her mother before her. And so on. The old women were keepers of the fire. Oh, okay. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Ecco perché quegli occhi. Che sono cieche come le guardiane del fuoco. In effetti erano guardiane del fuoco. Oh, qua sono tre. Sì, ho visto. You must go on a journey. Well, I suppose if you find yourself at an altar, but if your will is yet unbroken. Per iniziare di nuovo, capito? Qua ti sta dando suggerimento del respect, no? Sì. Quello che mi hai detto tu prima. Questa è quella per le... Sulla sinistra mi pare che il consumo ha più stamina. Prenda frecce dell'aria. Quelle là sono consumabili ogni volta che... Ah, puoi tornare da quello, vedi. Invece con l'R1 gli sparo quelle? Sì. Provane uno. Vedi? Ovviamente loccandolo nella tirata. Ovviamente con la poi... gemma vitale ti curi, eh? Quindi sono consumabili che ti cura. Non sono le Estus però quelle. No, però sono un ulteriore... Okay. Cioè sono comodi. E queste frecce che sto sprecando ogni volta che vado al falò poi si resettano. Sì, si recuperano e poi ti spiego una... Molto comodo, no? Direi proprio di... Però devi anche schivare. Magari lui qua non basta. Ti fa un cazzo, tira la magia. Vabbè, tanto è tutto. Lui torna indietro, quando...
molto comoda la magia. Segreto. Riduce notevolmente l'equilibrio dei nemici? Ah no, non è spaziale. Come vedi, gli anelli adesso ne puoi mettere 4. Sì. Però c'ha un'energia sotto. Con l'energia? Una barra rossa. Sì, perché si consuma, si rompono. In queste però. Sì, si possono rompere gli anelli. E si possono anche aggiustare? Sì, però costa. Diciamo, devi cercare di non farli rompere mai. Come si rompono? Usandoli, cioè... Combattendo, magari ti colpiscono. Cioè. Quindi ora è già attuato, cioè c'è già l'anello praticamente. Sì, sì, già tu fai più danno all'equilibrio. Non so se si attua pure sulle magie, questa cosa qua. Non sono sicuro. Infonde temporaneamente con. Ok. Quindi. Però le armi melee o anche gli incantesimi? Cosa? La resina si applica sulle armi, non è che se lo metto sullo scettro mi diventa fulmine. E qua le rami si rompono, lo sai come? Le lame? Ma infatti guarda già il bastone com'è. Ah, l'hai usato poco, va. Visto? No. La vita del bastone. Sì, infatti sì, l'hanno messo la stessa apposta, perché sennò... E tu vai tipo sulla... Ecco, puoi usarle anche per uccidere. Dice, dov'è la torcia, vero? La torcia sarà meglio. Guarda, ce l'hai qua davanti, ha detto. Ah, quella lì, sì. È al tempo. Non è un oggetto. E come la... È strano. E come la metto? Come ti ha spiegato la pietra. C'è scritto. Leggi di nuovo la stele che c'è qua davanti a te. Ah, ok. Quindi tu da fonti di fuoco puoi accendere la torcia, ma devi avere una fonte di fuoco, come il falò, come tipo un braciere, di queste cose qua. Infatti, guarda, se ti avvicini al falò senza sederti, se tu fai cambia, guarda che c'è scritto. Vedi? Ok. Poi bastardi, guarda dove l'hanno messo, non è che facevano due cose, due righe. Ora passare di livello se adesso brucia. Delle invasioni. E qua puoi bruciare le cose. Ah, eccolo. Diciamo che l'effigie umana è tipo come se fosse l'umanità, eh? Ok. Non hai più il conteggio in numero, ma in realtà fa quasi lo stesso effetto. I pugnali di solito hanno molto più attacco critico, eh? Quindi
poi scusa. Sì, se mi, tanto se le magie sono, le stregonerie sono numerate, conviene se riesci a usare il pugnale, poi quando serve usi la magia, giusto? Usala, cioè nel senso, se sei uno stregone usala, cioè. Guarda, qua c'è però sono qualcosa. Numerate, poi le capisci la... Sì, però si riprendono in tante maniere. Qua hanno semplificato la cosa. Qua usi la torcia, no? Però devi avere la torcia accesa. Quindi devi tornare a Falò. Se la vuoi, se le vuoi accendere tutte queste cose. Sì, immagino ci sia un perché. Ecco, per esempio qua c'è una fonte di fuoco, vedi? Nel momento in cui accendi la torcia hai 5 minuti, hai visto? Sì. Quindi devi, magari accendi questa all'entrata prima. Non l'ho neanche vista. Ah, eccola. Strana sta cosa. Se la... E qua la spegni, va. Se tu cambi, la... così non consumi più o meno. Casomai devi tornare indietro, accenderla, eccetera, eccetera. Tipo qua è buio, forse ci stava. Madonna. Le avevi fatto il pairing in modo con la mano. Allora. Là ce n'è uno, visto? Ho sbagliato strada come al solito. E devi fare sto giochetto, diciamo, per risparmiare il tempo, capito? I minuti. Carino. Poi comunque si trova una più avanti, però per adesso meglio te la tieni. Beh, stretta. Le torce si compreranno pure, immagino. No, non si compra niente. Basta. Ah no? No, no. Anzi, purtroppo il gioco ha subito una modifica, diciamo, a livello tecnico, no? Non riesco a fare il critico. Vale la stessa cosa. Non lo so, che forse magari perché hai la sinistra? Può darsi, No, credo che c'entra. Ti conviene forse invertire le mani, Cioè, invertire le ali, dato che usi più il pugnale, per esempio, che lì. No, vabbè, ma ora è se uso più il bastone preferisco a destra. Però vedi c'è scritto RB o LB. Ah, quindi con LB lo puoi fare. Sì. Magari il pugnale non ha il critico? Però sempre senza la direzione, mi raccomando, che è quella che frega. Ok, devo riprovare. Ma come ti stavo dicendo, il gioco ha subito un un downgrade tecnico, no? Prima, diciamo, l'illuminazione era dinamica e quindi la cosa della torcia era tipo una specie di cosa survival, no? Sì, mi ricordo. E che tu arrivavi in punti dove non vedevi nulla e dovevi avere per forza la torcia. Quindi questo sistema di tempo era tutta un'altra cosa, no? Doveva essere. E invece puoi mettere anche due pugnali. Si è visto. Vediamo se riesco a fargli il critico. Ah, ma era girato. Beh, giraci tu, Ata. Vedi, qua li fanno girare un pochettino, sennò... ma mi sa che questo non lo puoi fare, sai? Messo lì per schivare. Questo sì, ma... non l'ho messo.
Beh, ora le devo accendere tutte. Abbiamo una tua scelta. Se tanto so che si può tornare qui. Bella. Cosa ti ricordo? Sì. Yes, you. Give us il key. Dacci un seto. A quell'uovo che ho preso? Magari, prova. Faccio l'ascia? No, scarta, lascia. Togli il menu. Mi è piaciuto quando va. Vediamo cosa hai preso. Oh, tridente. Ti ho dato un'arma unica. Quindi ogni volta che trovi un uovo lo puoi portare qua. Sì, e ti dà una cosa rara. Più vale l'oggetto che gli porti, più ti dà magari una cosa di valore. In questo caso ti ha dato. Che se Poseidone di questo qua. Non lo puoi usare. Tantomeno poi sulla sinistra. Vediamo che cosa c'è a starma. Allora, richiede 11 e 15 di forza e destrezza, quindi non è neanche così. Attacco potente delle mani e aumento dell'attacco. È un'arma unica come. Ah, cosa ti ricordi il tridente dell'invocatore? Chi era l'invocatore? Ti ricordi agli archivi del Duca lì? Sì. Nell'uno? Sì. Ah, sì, sì, sì. Ti ricordi quelle là, quei tizi? Quello là che si diventava invisibile e poi ti sbucava da un'altra parte. Sì, e quello sì. È l'invocatore. Ti ha dato la sua arma. Aspetta, la scala qui. L'hai scalciata la scala? Ah, pensavo. Se no poi non puoi tornare. Ok, ora lo so. Ah, cazzo. Ah, ok. Vabbè, poi ti fai il giro, no? Un altro giro. Faccio un'altra volta questo. Penso che cambino gli incantesimi mettendo la due mani. Però cambia il moveset degli altri. Devo stare calmo. Che pensavo fosse morto. Della vita molto più lento salire perché l'hanno messa okay. Come caratteristica adesso avevi detto poi una caratteristica importante anche con la Estus la vita non è come sull'uno che, ti che si ricarica tutta completamente direttamente no?
qua c'ha sempre un tempo per riempirsi. Ecco, leggi questa, questa è in botta. Ah. Hai visto? Quindi se ora, finisco gli incantesimi, questa te la ripristina. Esatto, hai un consumabile che... Guarda che c'è scritto però. Ripristina leggermente gli utilizzi, quindi probabilmente ci sono... Però te lo metti qua, quando le finisci, se rimani senza ce l'ho. E questa è una caratteristica figa, molto comodo il salto così, mi piace. Molto comodo così. Andrò qua, fammi vedere se c'è altro per questo gioco. Guardare. Stavo per cadere giù, tra l'altro. Guarda bene. Di qua dici? Fuori qua. Ah, ok. Fuori, fuori, no, dico fuori. Ah, fuori qua? Non è un caso che ti abbia fatto andare lì. Un attimo, Sir. Sì. C'è già la chitarra arrivata. Aspetta un attimo. Come se va. Io ora vado a mangiare. Cioè c'era la scala. Questa. Sì, aspetta.